Lo sbrogliamento è anche su Telegram. Cercalo per conoscere in anticipo gli argomenti dei prossimi video e tenerti aggiornato su tutte le attività. Ciao, sono Teresa Montesarchio ed oggi con lo sbrogliamento parliamo di urge surfing. Il termine è stato coniato da Alan Marlatt, uno psicologo con una lunga esperienza di meditazione, che così definisce una pratica di osservazione vigile, aperta e distaccata nei confronti delle urgenze spinte da determinati stati emotivi. La pratica si basa sul fatto che le emozioni hanno una componente fisiologica importante, che crea quel senso di disagio a livello fisico, dal quale in generale cerchiamo di scappare. Ogni emozione, infatti, presenta un tipico pattern di attivazione neurofisiologica ed ha di conseguenza un set di sintomi psicofisiologici diversi. Il cuore che batte più forte in caso di ansia o rabbia, ad esempio, il nodo in gola in caso di tristezza, tremori e sudorazione quando abbiamo paura e così via. Queste attivazioni però hanno una durata limitata. Come un'onda, diverse sostanze vengono secrete nel nostro corpo, entrando nel circolo sanguigno, ma poi vengono inesorabilmente riassorbite e l'emozione si estingue. Partendo da questo presupposto, se anziché reagire automaticamente alle nostre emozioni, ad esempio mangiando in maniera compulsiva per scaricare la tensione emotiva, ci limitassimo ad osservare quest'onda, ci daremmo la possibilità di scoprire che essa non lascia danni dietro di sé. Nasce, cresce e muore, senza che noi facciamo nulla. Di questo e di molto altro ho parlato nella piacevolissima intervista fattami da Giovanna Calabrese di Radio Tuscia. Se ti va di leggerla, ti lascio il link nel post. Io sono Teresa Montesarchio e questo è lo sbrogliamento. E se vuoi saperne di più su mente e cervello, metti mi piace alla pagina Facebook e cerca lo sbrogliamento su Telegram. Ciao!